Le tradizioni, si sa, nascondono al loro interno un passato diverso, a volte lontanissimo. Vi sono persone però che conservano memoria e fanno di tutto per tramandarla affinché nulla si dimentichi. È il caso della signora Piera Lanzi, il cui marito, Luciano D'Acquati, era un esperto in tradizioni popolari e quel lavoro lei ha continuato. Ci racconta oggi una tradizione annessa al Choca Mars, il risveglio degli alberi, che forse non tutti conoscono e che riguardava i giovani del paese. Durante l'inverno andavano a messa rigorosamente, c'era la zona delle donne, la zona degli uomini, che non... però le occhiate furtive si incrociavano, fuori da messa l'ultima occhiata, insomma... E a quel punto lì si formavano le coppie, anche se non erano proprio così evidenti. Ma durante il Choca Mars, o comunque nei primissimi giorni di marzo, dall'alto di un albero, i ragazzi cominciavano a dire, in dialetto, «Gena regassa de spusà!» E col il rullo di tamburi, diciamo, no? Col bastone, queste latte così. E l'altro gruppo che diceva chi è la, chi non è la, e a furia di domandarsi chi fosse questa ragazza da sposare, salta fuori le labice, con chi, è altro rumore, col Tony. E altro rumore, praticamente ufficializzavano a tutto il paese questa coppia che per il momento era soltanto così silente, però a questo punto era ufficiale. Non era detto che il fidanzamento si trasformasse in matrimonio, resta il fatto che tradizioni così antiche ci fanno immaginare un'altra Cremona.